Ventus myriad Hades, o myriad, o myriad Hades. Vabbè, non lo so, ho cercato già su YouTube e chiunque crea una propria pronuncia per questo Bakugan. Ma comunque, benvenuti combattenti in questo nuovo video. Oggi vi porto la review di un Bakugan che è stato scelto da Pain, che ringrazio per aver commentato e anche per aver proposto un nuovo Bakugan da portare. Personalmente non avevo mai fatto caso a questo Bakugan, anche se già ce l'avevo. Vedendolo singolarmente e prendendolo da parte, ho, diciamo, capito la sua bellezza. È un modo carino per dire che ne voglio tanti, cioè, insomma, è davvero bello, però Ventus non gli si addice proprio. Ho cercato su internet e a quanto pare ci sono molte altre versioni migliori di quella che ho io. C'è innanzitutto quella Pyrus, che rossa è sempre ben accetto. Poi c'è la versione Frost, stupenda. C'è la versione Bakusolar, incredibile. E c'è anche la versione Darkus, formidabile. Quindi non lo so, penso che rientrerà tra i miei obiettivi Bakugan, perché è davvero molto bello ed è un peccato che io ho solamente questa versione. Finito il preambolo, cominciamo. Myriad Hades. Myriad Hades è un Bakugan meccanico, ovvero una variazione di Hades che abbiamo già visto in precedenza. O addirittura possiamo definirlo un'evoluzione? Vabbè, una nuova forma. Ok, tanto per iniziare su questo Bakugan ho un sacco di cose da dire. Prima di tutto hanno fatto tutto quanto un pochino alla cavolo per quanto riguarda la parte delle carte. Mi spiego meglio. Ho cercato su internet, ho cercato pure tra le mie carte. Io ne ho tante, non tantissime, però poche non sono. Di tutte quelle neanche un Hades, o almeno da come dicono le descrizioni. Se cerco su internet, da come posso farvi vedere qui, ci sono diversi tipi di Hades, però tutti quanti o sono Helios, o sono Hades normali, oppure, cioè, sono tutto tranne che Myriad Hades, o Myriad Hades, insomma. Cioè, è la cosa più divertente è che di questi tre Bakugan, io ho delle carte per forza di cose, infatti queste sono quelle che sono riuscito a trovare. Da come potete vedere comparata con l'immagine di internet è identica, se non che hanno tagliato il nome per qualche oscuro motivo, ma è comunque riportato in basso. A quanto sembra qua dici di giocare un certo Hades Turbina, però non esiste questo Bakugan. Cioè, più o meno esiste, è la fusione tra un Turbine Helios e un Hades messi assieme, che dovrebbero formare questo Bakugan, però non capisco che casino hanno fatto. Dicevo, e di conseguenza ho trovato questa carta qui, che è davvero bella e finalmente rispecchia l'attributo giusto. Ma da come poi ho fatto vedere nello scorso video, sono giunto alla conclusione che questo qui è semplicemente un Hades. Che poi un'altra cosa che volevo dire è che, non so se lo sapete, però i Bakugan, prima di essere fatti, vengono creati dei concept. E poi questi concept vengono sviluppati e creati e riportati nel mondo reale. Una curiosità che volevo menzionare è che ci sta appunto questa tavola, che è acquistabile, dove ci sono tutti quanti i Bakugan della serie Nuova Vestroia, tra cui Hades e Myria Hades o Hades. Praticamente non riporta i Bakugan effettivi, come nel caso anche di Gundalion Invaders, dove la tavola rappresenta tutti quei Bakugan, ma bensì presenta i loro concept art. Possiamo trovare pure delle differenze, seppur minime. Magari il Bakugan è più dettagliato, ha più roba, però è davvero molto interessante. Andando avanti possiamo notare come dettagli interni praticamente... Oddio, non ci sono molti dettagli interni. Ah sì, invece, qua sul collo, volevo anche tanto parlarne, è parecchio articolato. Non tutti i Bakugan, infatti, sono molto articolati. Da qui possiamo vedere questa giuntura che è la base, poi questa qui che è nel collo, e questi due che sono presenti qua, il che rendono il Bakugan meno statico e più mobile, anche se io avrei preferito che la bocca
forse diciamo anche questa mobile. Come altri dettagli che apprezzo molto sono le teste. In passato abbiamo già visto delle sorte di piccole teste in altri Bakugan. Qui è riproposta in una maniera migliore. L'attributo poi dove si ritrova in una zona non perfettamente simmetrica, lo apprezzo. All'interno di queste gambette troviamo altre piccole gambette. Questi si abbassano in questo modo. Ecco qua, vedete? E qua ci sono pure diversi dettagli che stanno a mostrare gli artigli. Da chiuso i dettagli gialli degli occhi sono ovviamente scomparsi perché all'interno, ma comunque risaltano queste parti blu e anche le parti verdi più scuro dei corni. Per quanto riguarda la parte esterna, è molto più dettagliato di quanto mi potessi immaginare. Infatti, qui nella seconda testa possiamo notare queste linee zigzag, anche questi tre puntini, pure questo pattern sempre a mo' di linee. Davvero è proprio ben dettagliato e adoro questa parte che dà un pochino più di rilievo, però verso l'interno al Bakugan. E infine la testa che presenta sempre questa parte che sembra robotica. Detto questo, spero davvero che il video vi sia piaciuto. Nel caso, per favore, mettete mi piace, iscrivetevi e commentate quale Bakugan vorreste tanto vedere come prossima review. E questo è quanto. Arrivederci, combattenti!